Non si sbagliavano i testimoni del massacro davanti alla scuola ebraica di Tolosa. Mohamed Merah aveva con sé una telecamera con la quale ha filmato l'accaduto. Immagini che il procuratore responsabile delle indagini ha visto. Sono video molto espliciti che abbiamo avuto modo di visionare, nei quali effettivamente lo si vede durante l'incontro con il venditore della moto, informarsi sul suo status di militare e poi ucciderlo con due colpi dicendo tu uccidi i miei fratelli, io uccido te. Lo vediamo anche uccidere i soldati a Montauban in una scena estremamente violenta e scappare sul suo scooter gridando Allah Akbar. Lo vediamo anche compiere il massacro davanti alla scuola ebraica di Tolosa. Lunedì mattina. La morte di Merah non ferma le indagini che puntano ora a ricostruire il contesto. Le investigazioni sono ancora in corso. Se appare certo che è lui l'autore degli assassini, le indagini proseguono alla ricerca di complici che lo abbiano potuto aiutare a commettere questi reati oppure gli abbiano fornito i mezzi per poterli commettere.